Salve a tutti e bentornati nell'angolo delle pergamene. Questo qui è un bocanon, in quanto ho tantissimi libri da vendere e non so più dove sinceramente metterli, e quindi spero tantissimo di riuscire a venderli tramite il canale. Comunque, iniziamo vuol dire che accetto ricarica postpay. Il piego ordinario viene 1,30€, mentre il piego raccomandato viene 3,70€. Io sinceramente non mi prendo le responsabilità se sceglie del pacco ordinario, in quanto il 99,9% delle volte arriva a casa, ma c'è quell'1% della volta che il postino, diciamo, se lo briga. E io appunto non mi prendo questa responsabilità. Secondo me è sempre spendere qualche euro in più piuttosto che magari non vedere arrivare a casa il libro che si è richiesto, insomma. A parte questo, se vi piace un libro lo metto da parte per almeno 2 giorni. Se poi vedo che all'altra persona non interessa o non mi risponde, eccetera, lo rimetto di nuovo disponibile. Al massimo vi lascio anche qui sotto nell'info box il link di Facebook dove vendo i libri, dove potete contattarmi, dove caricherò le foto di questi libri se magari qualcuno è interessato. Allora, iniziamo subito. Ah, e naturalmente potete contattarmi tramite questa email che vi lascio qui sotto, vi la scrivo anche nell'info box, oppure potete scrivermi sotto qui nei commenti, quindi dove vi pare, oppure appunto vi lascio qua sotto il mio contatto Facebook. Così almeno potete contattarmi anche lì, insomma, poi non lo so. Lascio anche il mio Instagram, così magari mi scrivete in direct come volete voi. Allora, cerco di andare il più veloce possibile perché sono veramente tanti e non ho voglia di fare un video troppo lungo. Allora, di Lisa Jane Smith, Il diario del vampiro, La furia e la messa nera. E sempre di Lisa Jane Smith, Il ritorno e scende la notte, e sempre Il diario del vampiro. Poi Il regno di Gaul, La leggenda dei guardiani, La storia con le immagini dei film, Innamorata di un angelo di Federica Bosco, Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estes, Ma le stelle quante sono di Giulia Carcasi, Sorridi alla paura, come risvegliare il vero cuore del coraggio di Chojam Tungpa. Vabbè, lo leggete da soli. Questo qui è, purtroppo è sottolineato con l'evidenziatore, perché in alcune parole, in alcune frasi, perché l'avevo prestato e mi è arrivato così. Poi Quando cadrà la pioggia tornerò di Taguchi Ichikawa, L'amico ritrovato di Fred Hullman, Il dio delle piccole cose di Arundhati Roy, Colpa delle stelle di John Green, Il seme del male di Joan Harris, poi Spiderwick, La creatura delle acque, è il primo volume, Abbraccio immortale di Kate Tiernan, Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia, Il fiume al nord di Carlotta De Melas, che è praticamente un cofanetto e il libro è così, Il codice da Vinci di Dan Brown, La città sepolta di James Rollins, La straniera e Il ritorno di Diana Gabaldon, e per finire The Selection di Kira Kess in versione brochurata della Pickwick. Questi qua erano tutti i libri che vendo, spero che qualcuno mi contatti e mi tolga tutti questi libri di torno, mi prego, vi scongiuro. E grazie mille per l'attenzione, alla prossima puntata con l'angolo delle pergamene, ciao!